piccolo circuito nella zona del piano, circa 800 metri, e poi c'è un cavalcavia che inizia con una salita ripida e così via via fin... È un attacco che può essere quello per andare a portare a casa il traguardo volante. Ma Giorgio Di Centa qui, Van San Vittos, gli altri un po' più dietro, chissà se a controllare o a subire. Ma io sono molto Valerio fiduciosa. Checchi che si porta avanti. Ecco, nelle possibilità di Giorgio Di Centa, sì, vabbè, anche di Pietro e di Valerio. E lo stesso Van San Vittos è uno di quegli atleti che ha molte possibilità, sia in pattinaggio, anche in tecnica classica, ha dimostrato di essere forte, però quest'anno, un po' per l'influenza, un po' per magari così, ecco, perché non era l'anno fortunato, non ha avuto i risultati che sperava. E quindi adesso, sai, è l'ultima gara e cerca di far bene. Allora, Coppa del Mondo già vinta da Lukas Bauer, come la Coppa del Mondo di distanza, nella quale Pietro Pillerkotter, andando bene, potrebbe anche arrivare secondo. Attualmente è quarto. La gara di ieri vale solo per le sprint. Intanto Giorgio Di Centa che prova a conquistarsi questo abbuono da 15 secondi. Van San Vittos davanti a lui, sembra la volata di Oberstdorf quando nella 15 più 15 km vinse Van San Vittos davanti a Giorgio Di Centa. Van San Vittos, ma beffato da Martin Jaksch, potrebbe essere... Allora, un secondo di ritardo per Giorgio Di Centa, 15 secondi allora di abbuono per Van San Vittos, 10 per Martin Jaksch e 5 per Giorgio Di Centa, questo dice la classifica. Poi Checchi, Filbrich, gli altri e qui Pietro Pillerkotter. È vero che si conquistano gli abbuoni, però è vero che devono passare quattro volte qui e non bisogna fare molta attenzione a non arrivare spossati dopo i primi due o tre giri, anche perché poi nell'ultimo insomma la paghi. C'è il rischio che ti presentino il conto. Sì, allora parlavamo qui della classifica di distanza. Lukas Bauer ha nettamente vinto, come ha nettamente vinto la Coppa del Mondo, ha nettamente vinto il Tour de Ski, quest'anno ha praticamente vinto tutto. Gli italiani qualche volta, assieme a qualche altro, sono riusciti a rendergli la vita non facile nelle prove di tecnica libera, ma lui è stato il numero uno, tanto a tecnica libera che a tecnica classica. Quindi Lukas Bauer nettamente il numero uno. Per il secondo posto c'è ancora spazio, tanto nella classifica di distanza René Sommerfeld è secondo, Pietro Pillerkotter è quarto, Valerio Checchi quinto, Giorgio Di Centa nono. E c'è spazio e un'ipotesi di piazzamento domani, soprattutto se riuscisse a fare bene, per Pietro Pillerkotter come secondo risultato assoluto della storia. Vediamo il passaggio ai 1900 metri, i 1900 metri del primo abbuono, mentre qui si formano anche gruppetti. 15 secondi allora a Van San Vittos, 10 a Martin Jaksch, 5 a Giorgio Di Centa. C'è qualcuno che addirittura ha completamente sbagliato sci e probabilmente medita: troppo dura questa gara, prendiamo e andiamo. Ricordiamo che intanto continuano ad andare via i tre di prima e dietro non recuperano. E intanto fanno sul serio, perché vedete che comunque l'andatura è molto alta. Tornano sotto, tanto Valerio Checchi che là dietro Pietro Pillerkotter, va benissimo così, incredibile, assolutamente non presenti i norvegesi. Sì, non presenti, e insomma bisogna appunto fare attenzione, perché come hai detto prima tu, la gara è molto lunga, sai, Van San Vittos lì davanti e da solo, gli altri dietro riescono comunque a tornare sotto. Vuole riscattare una stagione che non lo ha soddisfatto. Vedi, dietro trova davanti, vede davanti gli altri, quindi diventa più facile rientrare. E comunque mi sembra che Van San Vittos voglia riscattare comunque un po' gara, la stagione questa, non andata. Sì, sì, questo sicuramente, una gara questa che solitamente è molto tattica. Quel diavolo, quel satanasso di Jürg Paul, che so che è nel pullman, intanto il passaggio ai 5 km è questo, che so che è nel pullman regia della RAI con Anna Cristina Giustiniani, che ha in mano la regia internazionale, mentre la regia italiana è in mano ad Antonella Rossi. Beh, quel satanasso di Jürg Paul, lo svizzero, se ne inventa tantissime per vivacizzare finalmente questa gara, perché ai giochi olimpici di Torino, pragelato, le piste, le gare di massa sono state la grande attesa della volata finale. Con tutto questo gioco degli abbuoni e dei giri, eccetera, si è movimentato tantissimo. Ottimo Roland Clara che si è portato molto su. Una cosa è certa, gli azzurri non hanno sbagliato la preparazione degli sci, o per loro gli ski man. Ma assolutamente, guarda, ieri ho proprio sentito uno dei ragazzi ringraziare gli ski man italiani, perché sì, ma a volte lo fate anche un po' lavoro, per posa. Sì, però sai, perché loro sono sotto le luci della ribalta, gli atleti, meno gli ski man. Però, e allora, sai, onori agli ski man, agli atleti quando vincono, magari qualche moccolo nei confronti degli schemi quando gli sci non funzionano. Questo è vero, però sai, loro, io li paragono sempre ai tecnici, agli ingegneri, ecco, della Formula 1, perché comunque loro stanno nelle casette degli sci, nelle baracche, chiamatele come volete, dalla mattina
mattina fino alla sera, ma per giorni, giorni, giorni. Ecco, e poi gli si cambia lavoro. La neve magari. E magari e quello che hanno lavorato lo buttano via. Bravo, magari nevica, magari c'è il vento, magari ecco, c'è, si prenderà di nuovo il buono, perché comunque qui mancano circa nemmeno 500 metri in cima alle salite, e sai, per lui comunque vedremo importante. Anche il suo vantaggio è importante. Sono abbastanza subito vicini dietro con Lucas Bauer, che si è portato molto vicino. Allora, ai 5 km Van Saint-Vitoz, Francia in testa con 6 secondi e 3, Martin Jaksch, Cecchia, poi Giorgio Di Centa, Valerio Checchia, 6 e 9, 9 e 4, Italia, poi Jens Filbrich, sesto Pietro Pillerkotter, 18esimo Roland Clara, e poi Thomas Morig il 29, Santos 32, 51 Zorzi. Guarda come Lucas Bauer ha deciso di andare via, come va e come scia bene, soprattutto nello scollinamento. Si vedeva quanto fosse relativamente fresco, perché ha spinto soltanto dopo. Va a prendere Vitoz. Non lo so se riesce a... Non prima del 6 e 9 probabilmente, ma prima della fine del giro è possibile questa ipotesi. Si prenderà gli abbuoni comunque, insomma, intanto ci sono anche dietro lì Valerio Checchi, sta andando veramente molto bene, poco dietro ci sono Giorgio Di Centa e Pietro Piller. Valerio Checchi quest'anno è arrivato alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo, è accaduto a Kenmore, diciamo la vittoria italiana più meridionale in assoluto, perché Valerio è un ragazzo della provincia di Roma, Subiaco, ed ecco Van Saint-Vitoz che riporta a casa altri 15 secondi. Secondo traguardo volante, e poi Lucas Bauer porta a casa 10 secondi, quindi Vitoz un buono sommato di 30 secondi. Lucas Bauer secondo. Qui, vabbè, la televisione magari non rende l'idea, però è molto ripida la salita, vedete come fanno comunque scorrere bene gli sci gli atleti, a me piace molto vedere questa, la tecnica classica, perché rende proprio l'idea anche dello sforzo fisico che viene fatto. Filbrich porta a casa 5 secondi, poi Valerio Checchi porta a casa nulla, e poi Nousiainen con Sami Jauhojärvi, Bravo, Sami Jauhojärvi. Giorgio Di Centa, Pietro Pillerkotter, Simen Östensen. Adesso si fanno vedere anche i norvegesi. Petter Northug, Georg Dalen, Tobias Anger, Martin Jaksch, che ha perso qualcosa al primo giro. Molto bene Roland Clara, dai. Morig. Thomas Morig, molto bene anche lui. Ricordavo non essere questa la sua tecnica. D'altronde anche lui vive in quota, a Slinge. Fabio Santus, anche lì nel gruppetto. Fabio ha avuto punte in questa stagione nel corso del Tour de Ski. E poi anche qualche momento di... rendimento basso. Volevo vedere dove era Christian Zorzi, è ma molto sarà... indietro, oltre il 50esimo posto. Però non digerisce questa tecnica. Ed è stata una stagione per lui veramente da fare punto e a capo. Ecco, intanto qua vediamo che comunque gli atleti sono affaticati, pensate che sono in cima per il secondo giro. Ecco intanto laggiù Christian Zorzi che sta arrivando. Allora, al chilometro 6 o quasi 7, Van Saint-Vitoz davanti, Francia 8 secondi e 4 su Lucas Bauer, Cecchia, terzo Jens Filbrich, Germania 15 e 7, 15, 10 e 5 secondi di abbuono, Vitoz, Bauer, Filbrich, quarto è Valerio Checchia 16 secondi, sesto è Giorgio Di Centa 26, settimo è Pietro Pillerkotter era 27, quattordicesimo Roland Clara 36, sedicesimo Thomas Morigl a 38, Fabio Santus 22esimo a 54, sono buoni punti, si è portato un po' su, 47esimo Christian Zorzi, ma un minuto e mezzo. Intanto, Bauer, attenzione a lui. Ecco, volevo far vedere come nel primo giro sono venuti su nel binario, nel secondo giro, visto che il binario comunque un po' si scompone e poi la fatica comincia a farsi sentire, avete visto come Van Saint-Vitoz, che comunque veniva su bene, però ha aperto gli sci. Rifornimento per qualcuno, Jens Filbrich, che viene scavalcato da Valerio Checchi. Allora, poi... parlavamo in precedenza del meglio del biathlon, di altri sci nordici, e adesso parliamo di salto con gli sci al femminile. A Zakopane in Polonia, una località candidata per i mondiali del 2013 come del resto. Ecco. No, e devo dire che si stanno preparando bene ragazzi e ragazze, e il fatto di avere anche dei trampolini in più posti in Italia è molto importante anche per il futuro di questo sport. Ma per la promozione stessa, che esatto. È uno sport meraviglioso, i ragazzi magari quelli un po' scapestrati amano il salto con gli sci. Intanto attenzione che Valerio Checchi, che è scapestrato di suo, lo è un po', va a prendere Lucas Bauer, si forma un terzetto, Jens Filbrich Germania, Valerio Checchi Italia e Lucas Bauer, Valerio Checchi che ha vinto a Kenmore, poi era andato un po' giù di condizione, aveva deciso, e io so quanto può aver pesato, di non andare a Oslo Holmenkollen, che è il tempio dello sci di fondo, aveva deciso no, voglio fare bene nella finale e per questo ho bisogno di dare un piccolo ritocco alla mia preparazione. Se questo porta ad essere nel gruppo di testa, sappiamo che Van Saint-Vitoz è un po' avanti, ma questo è il gruppo buono, anche perché ricordo, attenzione che dietro arrivano tante tutte azzurre, Pietro Pillerkotter, Giorgio
Centa davanti e poi tre norvegesi. Sì. E Sami Jaukkojärvi, anche il finlandese. Comunque vedono quelli davanti ed è possibile che riescano a rientrare sotto. Comunque ieri ho parlato un attimino con Valerio Checchi, lui non era proprio soddisfatto della gara che ha fatto ieri, però era partito forse troppo nervoso, ma era molto fiducioso invece nella gara di oggi, in quella di domani. Quindi, e lo sta dimostrando, perché comunque il fatto di essersi preparato bene per questa prova gli sta dando ragione in questo momento. Intanto ma San Vitos continua, piede sull'acceleratore, sì. Non molla, sì, il sì. Francese di La Clusaz, questa bellissima località della Savoia che il prossimo anno tornerà ad organizzare una prova di Coppa del Mondo. Funziona così, le nazioni più forti, c'è una classifica per nazione, c'è margine. Ha recuperato. C'è margine, recuperato. Lui continua a tenere il piede sull'acceleratore, gli altri un po' controllano e lo tengono, magari come succede nel ciclismo, un po' là a Bagnomaria. Ecco il terzetto, Valerio Checchi nel mezzo, Italia, Lukas Bauer, Cecchia, e in fondo Jens Fildrich, Germania. E vedrai che poco dietro ci saranno gli altri, che può darsi che riescano a rientrare con gli altri ricongiungimento davanti. Tanto un norvegese ha passato in questo momento, penso, Giorgio Di Centa, e comunque ci sono tutti insieme ancora. Ottima lì. Gara degli italiani, anche perché ricordo essere questa la frazione centrale della gran finale di domani. E domani sul serio potrebbe esserci, intanto sarà una gara di uno spettacolo unico, perché non c'è niente di più spettacolare della Gundersen, che pure è stata una formula, questa dell'inseguimento in base a un risultato precedente, è la formula in assoluto più spettacolare. Non si capisce perché la FIS l'abbia accantonata. Spettacolare perché non c'è mai un attimo di pausa. È una gara mai all'insegna del tatticismo, perché o ti prendono da dietro o devi andare a prendere qualcuno davanti, e quindi quando respiri non perché lo hai deciso di farlo, è semplicemente perché sei stato costretto a farlo dalla stanchezza. Certo, questa è una gara veramente spettacolare, l'hanno già fatta un po', l'hanno cambiata già un po' di volte, prima avevano messo l'alternato, poi il pattinaggio, poi una volta hanno provato viceversa, prima avevano fatto due distanze uguali. Beh, comunque secondo me questa è una delle gare più belle, quella al metodo Gundersen tradizionale. Siamo a metà gara. Intanto vediamo, qui volevo ancora... Qui non ci sono buoni. Volevo dire che più si va avanti con il percorso, con la gara, tante volte si tiene, cioè magari un atleta è anche più stanco e quindi tiene meno, ma non è detto che sia lo sci che non tiene più, è proprio dovuto alla stanchezza. Cambia anche la sciata. Sciata e tutto quanto. Intanto vediamo qui Lukas Bauer sempre davanti, ma il gruppo di quelli dietro sta rientrando sotto. E tra l'altro va bene agli italiani dietro, perché sono costretti a far lavorare Sami Jaukkojärvi, perché Pietro Pillerkotter e Giorgio Di Centa hanno un piccolo alibi personale, non possiamo andare a tirare noi che là davanti c'è il nostro connazionale. Succede anche nel ciclismo. Esatto. E intanto vedi, però, il fatto che abbiano messo comunque gli abbuoni fa sì che la gara non sia così controllata, sì, non siano così sempre molto vivacizzata. Insieme. Esatto, e dicano ma vai tu davanti, no vado io. Che a me viene da ridere, diceva. Esatto. Intanto non so se Lukas Bauer adesso in cima metà salita così non parta per andarsi a conquistare di nuovo gli abbuoni, se non per andare alla caccia di Vitò. Questo allora, non lo so, dipende. Allora, Bonson Vitò a metà gara in testa, 26, ecco, è cresciuto il suo margine, lo stanno lasciando un po' troppo là davanti il francese, che temerario è scappato fin dai primi 1900 metri per andare a conquistarsi l'abbuono e poi ha proseguito. Secondo Lukas Bauer a 26 secondi e 7, poi Valerio Checchi a 27.2, poi Jens Fildrich, Germania 27.6, gli altri italiani. Quinto Giorgio Di Centa, settimo Pietro Pillerkotter, molto bene Thomas Morigl e Roland Clara, che pure sono nel treno successivo e sono dodicesimo e tredicesimo. Santos 23esimo ed è 1:15. L'unico italiano non ancora transitato è Christian Zorzi. Ma sai, comunque Vincent Vitton è un avversario pericoloso, perché lui va molto bene, anzi oggi gli abbuoni è molto importante, è un gran biglietto da visita per domani. Eccolo qui Vincent Vitton. Domani ci sarà una partenza frenetica. Il primo della classifica provvisoria di questa somma della tappa di ieri, della tappa di oggi, partirà e gli altri ad inseguire. Certo, trarranno vantaggio gli specializzati nella tecnica libera e sarà una gara senza un minuto di pausa. Assolutamente. Ed ecco qui gli inseguitori, Lukas Bauer, Valerio Checchi, Jens Fildrich, Cecchia Italia, Germania, là davanti Vincent Vitoz, Francia. E poi il gruppo con un finlandese, tre norvegesi e due italiani, Pietro Pillerkotter e Giorgio Di Centa. Comunque la difficoltà di questo sport sta proprio anche nel fatto che tu devi essere comunque bravo in tutte e due le specialità, perché altrimenti non riesci comunque a fare. Poi sai, ci sono le sprint, ci sono le 50. Non è uno sport così facile. No, bisogna essere anche molto bravi dal punto di vista tattico, intelligenti, scaltri.
scappano via i tre. Intanto Alessandro Tiberti è in postazione con Giovanni Morzenti, il presidente della Fisica. Io definirei nel fortunello questo presidente. È arrivato con una squadra che aveva quattrini pochi, secondo me ancora tantissimi non ci sono, ma ha un patrimonio fondamentale, patrimonio fatto di risultati, non solo quest'anno lo sci alpino ha fatto cose strepitose, assolutamente imprevedibili ad inizio stagione, non parliamo di Dennis Carpon, parlo a tutto tondo, lo sci di fondo sta facendo grandi cose, abbiamo fatto vedere che dietro ci sono ragazzini che vincono in specialità impensate in passato. Vai Alessandro. Sì Franco, e a sottolineare il fatto che il presidente Morzenti è fortunato, perché diceva Franco, pochi soldi ma stanno arrivando grandi risultati, ce n'è da uno che è arrivato dallo snowboard. Anche. E dallo Palma snowboard Lento. Parallelo, il secondo posto di Fischnaller, che nel gigante parallelo, che non è che fosse così inaspettato perché lui aveva già fatto una buona gara nella prima che si era fatta a Limone Piemonte. Ecco, diceva... Posso aggiungere il dato? Fischnaller, sì. Probabilmente in questo momento Dennis Carpon è come il re Mida, nel senso che sono fidanzati, esatto. E Fischnaller non poteva essere da meno, sale sul podio anche lui. Tutta una cosa in famiglia con Dennis Carpon. Ecco, le donne sempre davanti, sottolinea Stefania Belmondo, via, concediamo. Si sottolinea dalla postazione sia Franco Bragagna sia Stefania Belmondo, ecco, di questa buonissima prestazione di tutto il complesso. E con tanti giovani che stanno arrivando alle spalle. Sì, c'è sicuramente questo momento di traino dell'emulazione, insomma, dell'attività che coinvolge tutto il vertice federale, i comitati regionali e la base. Chiaro che con questo successo che ottengono questi atleti, tutti si sentono coinvolti e quindi anche i giovani. I bambini del 1976 che vedevano la Coppa Davis cominciavano tutti a giocare a tennis, l'Italia che vinceva nel 76. Come sfruttare questo spot pubblicitario per lo sci, nello snowboard, il fondo? Qui bisogna portarli a giocare, bisogna portarli a divertirsi, magari un po' meno gare da piccoli, però che giochino, che si divertano. Del resto lo sci deve diventare come un po' il calcio. Il calcio, come vedete, si chiama gioco del calcio e così deve essere il gioco dello sci all'inizio. Per quello che noi abbiamo sostenuto questa iniziativa della FIS per i bambini. Quindi credo che questo sia il segno migliore poi per i giovani. Certamente anche questi risultati fanno molto bene. E Vittorio Checchi mi pare che non stia giocando, Franco. Sì, intanto è bellissimo quello spot promozionale che la Fisi ha girato. Intanto si arriva al chilometro 11,9, si assegnano gli abbuoni con Vincent Vitoz davanti. Lucas Bauer è andato, sta provando ad andare in caccia e quindi 15 secondi di abbuono per Vincent Vitoz. Fanno 45 in assoluto. Poi saranno 10 secondi di abbuono per Lucas Bauer e fanno 20 di abbuono. E poi 5 secondi di buono per Valerio Checchi che è andato a scavalcare al momento Jens Filbrich. Gli altri sembravano poter raggiungerli, Lucas Bauer che a questo punto ha detto basta e sono diventati 15 secondi di ritardo, quindi ha ridotto lo svantaggio. Ecco, parlavamo di insomma, vogliamo dimenticare Armin Zöckler, vogliamo dimenticare che l'Italia è tornata a vincere una prova di Coppa del Mondo nel Boba 2, Bertazzo pilota, vogliamo dimenticare che Manuel Pietropoli ha vinto a Bardonecchia alla gara di Coppa del Mondo di Halfpipe, mai accaduto, ma insomma, certo, questo è anche patrimonio probabilmente della promozione per Torino 2006. Intanto questo gruppo, poi di nuovo linea a Morzenti con Alessandro Tiberti, vediamo Giorgio Di Centa e Pietro Pillerkotter in questo gruppo a tenere rispetto ai norvegesi che provano a fare forcing. Ancora linea a voi. Sì, Presidente, a questo punto non le chiediamo pronostici, non le chiediamo nulla, però questa squadra sta funzionando, dov'è il segreto? Ma è lo spirito di squadra, è la serenità che c'è nell'ambiente, tra tecnici, tra atleti, tra dirigenti, sicuramente questo credo che sia lo spirito vincente dello sport e di una squadra, sicuramente questo è il nocciolo di tutto. Qualche soldino in più da dove lo ricaviamo? Ma credo che adesso tutti si renderanno conto che insomma l'immagine dello sci è sicuramente premiante, magari prima non ha avuto tutto questo, cioè bisogna lavorare anche su quello, come si è lavorato quest'estate, dobbiamo portare qualche soldo, ma sì, credo che serva di più però questo entusiasmo.
E quindi è la forza che farà i soldi non ha mai comperato così le forze. Ragagna. Alessandro, facciamo vedere al presidente una specialità dove mai in passato l'Italia ha vinto, e parlo della combinata nordica, e arrivano i campionati mondiali, dovevano essere juniores, dovevano... Ho dimenticato anche il Bob, che per la prima volta dopo tanti anni abbiamo avuto questo grosso successo. Tra l'altro questo risultato di questa ricerca tra la Fisi e la Ferrari, quindi un ottimo premio al risultato che si è fatto in tutte le discipline. Credo che ci sono dei buoni dati, credo, mi pare che sia così. Quindi è stata una stagione che complessivamente è andata parecchio bene. Intanto Lukas Bauer lanciato in caccia di Vincent Vitoz e poi Valerio Checchi con Jens Filbrich, una gara che solitamente è una gara piuttosto tattica, trasformata, ecco, vediamo Valerio Checchi e Jens Filbrich anche proprio dagli abbuoni. Andiamo a vedere il passaggio al giro precedente con Vincent Vitoz, che aveva 26 secondi di vantaggio, questo al decimo chilometro, e poi si arriva all'11.9, diventano 15 Lukas Bauer, e poi i tre norvegesi erano partiti più a rilento, hanno staccato tanto gli italiani che il compagno di viaggio, il finlandese Sami Jauhojärvi. Allora Vincent Vitoz davanti, 15 secondi, questo al chilometro 11.9, eccoli lì Jauhojärvi e i due italiani. Po' fa fatica Pietro Pillerkotter, deve stringere i denti, stesso discorso per Giorgio Di Centa. Sono nono, decimo e undicesimo, si è portato molto bravo Roland Clara, poi quattordicesimo Thomas Morigl. Santos è ancora in piazzamenti da Coppa del Mondo, anche se oggi non si assegnano punti ma si assegneranno domani, ma se partirà lì domani potrà guadagnare punti. Intanto in cima alla salita dove si assegnavano gli abbuoni, Pietro Piller e Giorgio Di Centa avevano 50 secondi dal primo, adesso vedremo qui al passaggio. Comunque Vincent Vitoz devo dire che ha tenuto veramente bene, ed è un po' come dicevo prima, io ho l'impressione proprio che voglia dire, ecco, io voglio dimostrare chi sono, perché quest'anno per me è stata una stagione sfortunata, invece sono un atleta che pessima comunque può anche per ragioni bene. Di salute, esatto, e adesso comunque sta affrontando l'ultimo giro, e Lukas Bauer è lì e che lo guarda, lo vede, e sai, non è detto che non possa andargli sotto se proprio non vuole vuole cercare gli abbuoni. 89% addirittura si è abbassato, sempre se funzionano questi cardiofrequenzimetri, ma... Sì, però sai, qui è un tratto in piano e gli atleti molto allenati, cioè gli atleti in generale, e poi una caratteristica anche individuale, tante volte quando c'è un tratto in piano recuperano molto velocemente. Lukas Bauer in caccia di Vincent Vitoz, Vincent Vitoz generosissimo, veramente straordinariamente generoso. Intanto mi par di cogliere che Christian Zorzi si sia ritirato. Purtroppo Alessandro sì. Tiberti, dimmi un po' di più. Sì, esatto, ho visto proprio qui davanti al traguardo. È proprio qui davanti a noi, stiamo cercando di andarlo a prendere. Si è voluto fermare un attimo, una chiacchiera, e tra poco lo andiamo a prendere. Eccolo qui, inquadrato di spalle. Claudio Kützel-Nystad. Ritiro allora per Christian Zorzi, domani non sarà della partita. Peccato, però sai... 13 secondi il vantaggio di Vincent Vitoz, che è calato di pochissimo nell'ultimo tratto. Purtroppo tante volte quando la stagione non va per il verso giusto, Checchi l'importante è non andare troppo giù di morale e poi pensare già a quella successiva. Checchi e Filbrich per il terzo posto, siamo a tre quarti di gara. Prossimo buono ai 16.9 e poi l'abbuono anche al traguardo. Checchi a 35 Valerio, secondi a 6. Bravo Valerio, perché sta facendo. Poi i norvegesi che rischiano gara. Di andarli a prendere però. Sì, Gjørdalen dietro. Se loro poi soprattutto nella Simen tecnica Östensen. Classica vanno molto bene. Peter Nordtug che ieri è andato malissimo. Intanto... Ma è andato malissimo all'inizio, nel finale è andato forte. Sì, forte. Però... Adesso è tornato in spinta Pietro Pillerkotter, bel segno questo, perché questi due, ma anche Valerio Checchi domani saranno i personaggi su cui puntare. Hanno perso 12 secondi in questo tratto purtroppo, però comunque Pietro ha comunque sempre 15 secondi di abbuono di ieri. Eccoli qui, vanno verso il traguardo con abbuono. Ma se Vincent Vitoz riesce ad arrivare su nella zona appunto dell'abbuono, quindi in cima alle salite nella parte più dura davanti, io penso che riesca ad arrivare al traguardo. Intanto anche se arriva primo secondi... lassù ha già conquistato 60 secondi, esatto, e buttali via. E per lui sono importanti perché sai, comunque già domani nel parti con un minuto di anticipo sugli altri. Intanto Alessandro Tiberti. Esatto. Sì, con Christian Zorzi ieri ce l'aveva anticipato, non era in splendida forma, o meglio è tutta la stagione in una splendida forma, e la conferma è arrivata anche oggi.
Ma sì, è stata una stagione di alti e bassi. Sinceramente le ultime 2 settimane stavo molto bene anche in allenamento. Poi ieri ci avevo provato, però è andata male. Oggi pensavo di stare molto meglio. Cioè, lunedì, martedì, mercoledì stavo benissimo a casa. Non so se è proprio l'aria della Coppa del Mondo che non mi fa bene quest'anno. No, è il bisestile, ce l'hai detto ieri. Vabbè, comunque trovare scuse è inutile, perché poi alla fine la stagione è andata così. Per fortuna sono riuscito a raccogliere qualche risultato al Tour de Ski e alla staffetta di Davos, così, però segnali, pochi segnali per quello che valgo. Dov'è che hai intuito che oggi non era proprio giornata e che hai deciso di smettere, insomma, di ritirarti? Ma appena partito avevo le gambe gonfie, però ho pensato magari col passare dei giri migliorano, pur non andando a un ritmo esagerato. Ho provato il secondo giro di nuovo, ho detto riprovo la terza salita, il terzo giro a rifare la salita, però arrivo a metà, non tanto di fatica di fiato, ma proprio le gambe che non erano reattive. Franco Bragagna, se volete, se no, a voi la linea. Intanto continua ad essere in fuga Van Savitoz, Lukas Bauer in caccia, adesso Jens Filbrich, il tedesco, ha dato il cambio a Valerio Checchi, ma dietro si avvicina Tour d'Oslo e Geir Dahlen, quello che ieri aveva perso di un solo decimo da Pietro Pillerkotter. I tre della Norvegia erano partiti più controllati, adesso hanno fatto gioco di squadra assieme per andare in caccia, per fare una seconda miglior parte della gara migliore. Van Savitoz aveva un margine di 13 secondi e 8, terzo Valerio Checchi a 35,6, poi Jens Filbrich, Germania, i tre norvegesi. Tour d'Oslo, Geir Dahlen, Simen Østensen e Peter Nordtug. Ottavo e nono, Pietro Pillerkotter, Giorgio Di Centa. 1 e 2, 1 e 3 in ritardo. Undicesimo Roland Clara, 1 e 34. Quindicesimo Thomas Morigl a 1 e 38. Ventiquattresimo Fabio Santos a 2 e 20. Intanto vediamo come si fa molta fatica, perché comunque sai, questo è il quarto giro e diventa veramente molto difficile riuscire comunque a tenere un ritmo come magari nei primi giri. Intanto vediamo là dietro che ci sono gli Clara, altri italiani che sì, si stanno comportando veramente molto bene. C'è i giovani, Ronan Clara e Thomas Morigl poco dietro. I due giovani altoatesini. Veramente, questo è molto importante. Tra l'altro guardate l'immagine. È cambiata la condizione dello sci praticamente. Sì, ma poi si è quasi fermato il norvegese. Giovane, formidabile atleta. Quando prendi una quello che ha litigato ad Asiago nella gara della sprint con Giorgio Di Centa. Credo che sia Østensen, forse, o Nordtug. No, dovrebbe essere Nordtug. Østensen è il numero 14. Intanto guardate come adesso è l'ultimo tratto, gli ultimi 500 metri di salita, e lui adesso conquista sicuramente gli abbuoni, perché ormai è quasi in cima, non è ancora arrivato nella curva. Lukas Bauer. È lì, però tanto non credo, ecco, a meno che non faccia una tirata incredibile, non credo che riesca a prenderlo. Eccolo qui, 15 secondi di abbono che vuole conquistarsi Van Savitoz, e farà un minuto tondo. Ieri aveva perso Van Savitoz arrivando settimo in tutto, 19 secondi e 6, abbuoni compresi da Pietro Pillerkotter, e parte in netto vantaggio su tutti. Intanto bella l'azione sia di Van Savitoz che di Lukas Bauer. Vedete qui comunque che c'è una grande spinta di gambe, perché qui la salita è ripida, ma anche un grande aiuto da parte delle braccia, perché se non hai forza nelle braccia in queste salite non riesci comunque ad andare su. È la tecnica classica, poi è fondamentale l'aiuto delle braccia, un impegna po' come leva tanto, ma anche come resistenza. E che comunque impegna tantissimo. Vedete che comunque c'è un bello scivolamento ancora dello sci, c'è un avanzamento dell'anca, si vede molto bene anca, ginocchio e piegamento della caviglia. Attenzione, e dietro perché Lukas là Bauer dietro, sempre più vicino, e là potrebbe dietro, esserci una però volata a due al traguardo. Intanto porta a casa altri 15 secondi e fa un minuto tondo, si diceva, il francese Van Savitoz, dietro Lukas Bauer che porta a casa altri 10 secondi e fanno 30 secondi in tutto. Aveva perso l'aggancio con i primi al primo giro, Di Centa aveva portato via 5 secondi e ha recuperato siamo intorno più o meno come prima, erano 13,8 e qui sono quello, un po' di più. 15,4. Ha perso 2 secondi. 15,4. E adesso la chissà se volata per il terzo posto tra Valerio Checchi. Qui Zorzi, ma stanno per arrivare per il terzo piazzamento. Ah, sono andati a prenderlo. Tour d'Oslo, Geir Dahlen con Valerio Checchi. Eh sì, è davanti il norvegese, quindi. Ah no, a meno che Valerio prova non riesca a conquistarsi passarlo. Questi 5 secondi, vediamo se li porta via. Dai, Valerio Checchi che già 5 secondi aveva conquistato. Bravissimo. E poi Filbrich un po' in difficoltà. Bravo Valerio. Regge ancora, bravo. Valerio, vediamo se ce la fa. No, è Geir Dahlen, dovrebbe farcela lui per i 5 secondi. È proprio un testa a testa, ce la fa Geir Dahlen. Porta via 5 secondi all'azzurro. Valerio Checchi è quarto, Jens Filbrich perde terreno.
E poi gli altri con norvegesi, Pietro Pillarcott, Re e Giorgio Dicenta sono lì dietro assieme a Sami Jauhojärvi e Roland Klara si porta bravissimo più dietro. Quell'atleta laggiù che vediamo sta qui venendo su, vediamo che comunque proprio Pietro Pillar in questo momento sta soffrendo un pochino la salita. Eccolo là Klara. Speravo che appunto intanto riuscisse Sami a stare. Intanto Sami Jauhojärvi, Giorgio Dicenta, Peter Nordhög, Pietro Pillarcott e poi Roland Klara. Sì, Sami Jauhojärvi. Poi dietro c'è un tedesco e poco dietro credo che arriverà tra poco. Eccolo Jan Thomas Morigl. Tanto allora Pietro Pillarcott 1.32, ha perso 30 secondi, 30 secondi in questo sono tratto. Tanti, sono tanti. Allora parlavamo di Alessandro Pittin e delle sue vittorie, un oro e un bronzo e anche un quarto posto di squadra. Intanto Roland Klara ai campionati mondiali e juniores, Paolo Roncoletta è andato a trovarlo a scuola, a Tolmezzo, il servizio nel montaggio di Piero Magnoni ed ecco qui, stringe i denti Morigl per essere quindicesimo dietro a Sommerfeld. Andiamo. Da una terra di... Sandro Tiberti. Si sente un po' di più il freddo, siamo a 7 gradi, non una temperatura bassissima, ma chissà che questo non incide. Un po' di vento, qualche filo di vento sulla pista comincia a farsi sentire. Intanto durata della gara notevole, si era previsto che questa gara sarebbe dovuta durare 50 minuti, ma insomma era una ipotesi alquanto ottimistica e sì che sono andati forte perché hanno messo subito giù una gara dura, non c'è stato quasi mai, anzi assolutamente mai, tatticismo. Lukas Bauer sembra lì per riconquistare il primo posto assieme a Vincent Vitoz, ma poi Vincent Vitoz lo ricaccia indietro. Poi per il terzo posto, attenzione che ci sarà una bella volata tra Turd Osle, Gjørdalen e Valerio Checchi, che non è che sia un'ira di Dio in volata, però questo conta anche in funzione del partire ad inseguimento di domani. Sì, devo dire che Vincent Vitoz è stato veramente molto bravo, probabilmente aveva, e questa era già la sua tattica. Ecco Gjørdalen, l'attesa, numero 2 Gjørdalen, Norvegia, l'attesa per vedere se nella stessa inquadratura entra anche Valerio Checchi e non entra. Gjørdalen sembra aver preso il largo, eccolo lì, Valerio Checchi, eccolo. Bravo Valerio, comunque ancora tenuto bene perché, ripeto, sia Vincent Vitoz che Lukas Bauer davanti sono andati molto forte e io credo c'è un sacco di gente che è venuta da Subiaco su per lui assieme al babbo che è l'animatore della società dello sci club. Intanto Jens Filbich, una stagione memorabile per Valerio Checchi questa, con finalmente era ora il grande salto di qualità. Stefania, sì, è importante, è stato... anche perché finalmente un ragazzo con l'8 davanti nell'anno di nascita. E infatti è stata una stagione veramente bella, veramente importante. E intanto vediamo qui l'azione di Vincent Vitoz, quasi una grande giù rabbia per dire ecco chi sono io. Giù il cappello, una stagione non bella. Si è ritirato durante il Tour de Ski per problemi fisici, malanni e poi un'altra influenza. Il ragazzo allenato da Roberto Gall, che in passato è stato ski man della nazionale italiana, Valdostano e Roberto Gall, eccolo qui. Tira fuori un quanto di meglio. Ecco, lo vediamo dal vivo qui davanti. Sta per andare a vincere. Che dico vincere, stravincere, ancora grande energia, sembrava un azzardo quella fuga ed invece no, va a vincere e altri 15 secondi di buono, fanno 1:15 e poi tutti i secondi da qui all'arrivo degli altri. Lukas Bauer ancora tra i migliori a fine stagione, è stato il migliore quasi dal primo all'ultimo giorno dell'anno. Lukas Bauer 10 secondi di abbuono per lui per il secondo posto. Quando uno è un campione come Vincent Vitoz e vedi che le cose non vanno, se trovi la giornata giusta riesci a rifarti, poi veramente è questa la dimostrazione di essere grandi. E poi attenzione che avremo una chiusura proprio molto ravvicinata rispetto all'arrivo, proprio perché è durata moltissimo questa gara e ci sarà bisogno di mandare in onda anche la sintesi della gara femminile che è stata veramente appassionante anche dal punto di vista italiano. Turd Osle, Gjørdalen per conquistarsi altri 5 secondi di abbuono all'arrivo e il terzo posto, eccolo qui il norvegese e là dietro Valerio Checchi che ha fatto una grande gara davvero. Domani sarà una gara ad inseguire, vedremo se come già a Nove Miesto quando Pietro Pillarcott vinse la prova di Coppa del Mondo inserita all'interno del Tour de Ski ci fu vittoria e piazzamenti degli italiani. Allarga le braccia Valerio Checchi, quarto, ma domani potrà provare ad inseguire, quarto lui. Comunque quarto ma soddisfatto perché sì. Sa di aver fatto bene. Allargato le braccia come per dire, il podio oggi non ve l'ho regalato, vedremo domani. Però c'ero. Simen Östensen con il quinto posto, il sesto per Jens Filbich e ultima volata e poi daremo la linea, qui c'è Sami Jauhojärvi.
Sami Jauhojärvi, là dietro c'è Giorgio Dicenta, ancora più là dietro c'è Pietro Pillar-Cottrell, quindi nono Giorgio Dicenta, decimo Pietro Pillar-Cottrell, ieri vincitore, domani proveranno ad inseguire la gloria e più posizioni possibile. Per il momento è tutto, allora linea che passa allo studio di Bormio. E qui intanto undicesimo, dodicesimo posto da conquistare per Roland Clara. Tutto questo poi andrà sulla gara di domani, poi anche Morigl in buon piazzamento. Lo vediamo là dietro Morigl, allora dodicesimo Clara, dovrebbe essere quattordicesimo, quindicesimo Thomas Morigl, che comunque prova a giocarsi tutto in volata. A sto punto lo aspettiamo e diciamo che c'è stata una bella gara femminile sui 10 km con la stessa formula. Vediamo il piazzamento di Morigl, che è tredicesimo, bravo, ha vinto in volata su altri due. E allora adesso la gara femminile, sintesi. Sarà una gran volata per il secondo posto.